Italia 2016, ancora una volta una novità, ma stavolta non con un volto nuovo, bensì con un volto già ben conosciuto per tutti gli amici di VenningTV.it e VenningNews.it. Mario Maio, responsabile commerciale Venning di Coges S.p.A. Mario, bentornato dinanzi agli schermi e le telecamere di VenningTV.it. Grazie Fabio, è sempre un piacere rivedervi. Ciao. In questa occasione voi riproponete qualcosa di già ben affermato sul mercato della distribuzione automatica internazionale, ma anche qualcosa di nuovo. Da dove partiamo? Partiamo dalla Unica, prendi resto 6 tubi, gettoniera che abbiamo lanciato già 2 anni fa, 2 anni sul mercato, 2 anni di successi, gettoniera che si abbina in maniera naturale all'app Pay for Vend, è stato un successo lanciato nell'edizione speciale di Venditalia 2015. E unica gettoniera 6 tubi, unica gettoniera ad avere un sistema di controllo dei livelli dei tubi in tempo reale, a grande affidabilità. Unica è un prodotto che fa diciamo il fratello o la sorella di Engine, che non vediamo qui, ma il cuore di questo prodotto è un sistema cashless evoluto di ultima generazione. Che è quello che stiamo guardando nel corso di queste immagini. Ecco, proprio in questo momento stanno scorrendo le immagini di Engine. Engine, sistema cashless multipiattaforma, un vero concentratore di dati e con la possibilità di collegare qualunque tipo di sistema di periferica, sistema di pagamento, sistemi cashless anche non necessariamente Coges, sistema che come unica è abilitato alla gestione e alla connettività con l'app Pay for Vend. E dunque 3 strumenti importantissimi per i gestori e che sono dei prodotti leader in questa categoria, ma non presentate solo questo. No, questa è una rivisitazione o comunque una ripresentazione di un prodotto consolidato e già sul mercato da più di un anno. Le vere novità sono 2, una la vediamo qui, prodotto ECS Air, sistema MDB, prodotto diciamo low cost, prodotto compatto, quindi un sistema integrato. In questo oggetto vediamo tutta la tecnologia di un sistema cashless senza dispositivi aggiuntivi interni. Le caratteristiche principali di questo sistema sono la possibilità di leggere tecnologia MIFARE e contemporaneamente la tecnologia MyKey sullo stesso reader. Altra cosa interessante di questo oggetto è il fatto di avere un sistema, chiamiamolo anti-removal o anti-tampering, è un sistema che rileva quando l'oggetto viene estratto, tolto in maniera non controllata dal distributore automatico. Diciamo asportato. Asportato. E dopo un certo numero di giorni o di ore, dipende dalla situazione, dalla programmazione, il sistema si azzera. Questo per evitare che possa essere portato in casa per fare delle ricariche abusive. È uno dei problemi maggiori dei sistemi cashless in generale. Possiamo anche dire che però è estremamente conveniente. Sì, è un prodotto MDB, è un prodotto low cost, orientato non solo al mercato italiano ma ai mercati internazionali. Infine, la vera sorpresa di quest'anno per Coges è da quest'altra parte, cari amici. Spostati di qua. Vediamo, mostriamo agli amici che sono dall'altra parte che cosa c'è in questa bacheca multicolore. Bluetooth Data Key è l'evoluzione. Coges è nota non solo in Italia, in tutta Europa e nel mondo per i sistemi di rilevazione dati. Ha inventato la Data Key. Questo è un oggetto, diciamo, l'evoluzione ultima della Data Key, pensata e ingegnerizzata per rispondere ai requisiti dettati dalla legge fiscale che entrerà in vigore a gennaio del 2017. Tu hai fatto parte e fai ancora parte della commissione di Confida
che è stata nominata proprio dall'associazione per andare a dialogare con l'Agenzia delle Entrate. Negli ultimi giorni abbiamo seguito le news che provenivano dall'associazione di categoria in merito a questo argomento. È una evoluzione continua, giorno dopo giorno. A che punto siamo, Mario? La fase 1, cosiddetta transitoria, di fatto è cristallizzata. Quindi il documento è ancora nelle mani dell'Agenzia delle Entrate, ma è stato sostanzialmente concordato anche nei dettagli. Immaginiamo che verrà pubblicato nel giro di qualche giorno, diciamo una settimana o due, questo è quanto sappiamo. La fase 2, che ricordiamo, è quella che prevede, oltre al flusso informativo, quindi alla raccolta del dato che noi gestiamo, diciamo, nella fase 1 con la Bluetooth Data Key, prevede la fiscalizzazione del dispositivo, del sistema di pagamento, con delle memorie cosiddette fiscali. Questa fase è in lavorazione. L'Agenzia delle Entrate ci ha promesso una prima bozza del documento per giugno, diciamo prima dell'estate. Io continuo a chiedermi, in tutta onestà, ma gli amici dell'Agenzia delle Entrate si rendono conto che voi che producete hardware dovete formare i vostri tecnici, formare i vostri clienti, formare i vostri commerciali, realizzare il nuovo firmware da andare a inserire nelle macchine, correggere il firmware delle macchine che sono a magazzino. Insomma, sono tempi piuttosto lunghi e io mi chiedo davvero, i tempi sono sempre più corti perché il 1 gennaio 2017 è sempre più vicino, ma voi avete fatto presente tutti questi argomenti che per loro potrebbero avere poca importanza, ma per voi sono fondamentali? L'abbiamo fatto presente in più occasioni. Il fatto di avere adesso accelerare la fase 2 prima dell'estate è la risposta alle richieste che Confida ha portato avanti. È chiaro che nella seconda metà dell'anno ci sarà molto lavoro da fare, non solo per noi produttori di sistemi, ma per i gestori, per chi fa software, quindi sarà uno 6 mesi veramente intensi, perché per molte realtà questa cosa rappresenta una vera rivoluzione in termini non tanto di investimento, ma di procedure, organizzazione aziendale. E questa è la grande rivoluzione che ci aspetta di qui alla fine dell'anno. Grazie Mario, noi avremo modo di parlarne ancora più diffusamente nel corso di una visita allo stabilimento della Coges, dove vi mostreremo anche, sarà la prima volta per Vending TV, in che modo vengono realizzate le attrezzature Coges nel corso del tour di Vending TV, il famoso ormai Vending TV in tour, come in più occasioni ho avuto modo di dire e raccontare nelle ultime interviste. Mario, grazie, saluta per il momento gli amici di VendingTV.it. Grazie a voi, grazie Fabio, grazie agli amici di Vending TV. Altre novità ci aspettano, voi non andate via.